Sì. Come? Io cacciergli. Io? Cacciergli. Cioè? Cacciergli. Faccio una pesce a quel canzone, quel cacciergli. Però d'oro sono vendagli. Prima si aggirava caso per caso, i bambini, 10, 12, 15 anni, e facendo un dono, un dono, dammi la lampa se ne andiamo, se non mi ho dato, guarda e pezzicato. E così diceva l'individuo. E poi la cimnale è uno, e facevo poco se ne andiamo. E io mi cammino da qua i guaglioni. Poi chi portava tutti, chi... di campanile, da dingo, da dingo. Dammi la lampa a Santa Dura, che c'è tutto, che è? Si facevi due squadre, si facevi due squadre, no? Stesso. Uno da un casale, un altro da un bonzo, da cinci. Ma lo stesso. E allora quel, ognuno era un quartiere su, facevo fuoco. E niente, io non è che... Un bel fuoco che era Santa Dura, in denaro, già c'era. Chi ha la cappella? Tutto qua, ma la non... cappella. La cappella è stata sempre un po', quando è fatto mo'. Oh, è una cosa da così. Ogni quartiere faceva un fuoco per conto suo, non come adesso che fanno solo due fuochi. Ogni quartiere di persone, e poi si facevano il fuoco, si mettevano tutti gli amici vicino al fuoco e arrostivano le fave, le patate e tutte queste cose, passavano la sera di insieme. E l'acqua santa copre i peccati, suona cupilla e suona, suona si può suonare. La suona chi è serino, tu faccio chi è stasera, chi è il questo? Mondo, la luce della verità e della grazia. Benedici questo fuoco. Nella festa di Sant'Antonio Abate, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su questi animali e su tutti gli animali e su di essi, creature di Dio, rimanga per sempre. Amen. Un applauso a questi ragazzi, non lo facciamo? La festività di Sant'Antonio Abate è stata una delle prime manifestazioni, sicuramente la manifestazione su cui la Pro Loco ha cercato subito di investire, se non altro perché è una festività ricca di tradizione, di cultura, quindi legata alla storia. Rappresenta un po' il modo di vivere dei nostri antenati, quindi legata all'agricoltura, alla zootecnia. Infatti questa sera la stessa presenza degli animali rappresenta un po', oltre diciamo il fatto stesso che Sant'Antonio Abate è il protettore degli animali, rappresenta un po' anche il modo di vivere della nostra comunità, per cui la presenza dell'animale rievoca un po' situazioni economiche e sociali di altri tempi, e quindi l'associazione cerca di mantenere vive queste situazioni e quindi di valorizzare attraverso diciamo, la manifestazione stessa il nostro passato. Yeah.
carnevale che racchiude tante tradizioni, una maschera antropologica. Le nostre maschere sono le vacche ed i tori. Io sono praticamente vicino a una persona che da sempre si è vestito. Questo è l'abito della vacca. Possiamo riconoscerlo dai colori sgargianti, tanti i colori dei nastri, sicuramente un elemento che adorna il campanaccio. Le nostre maschere si differenziano da tutti i carnevali lucani perché, a differenza degli altri, racchiudono tanti significati, soprattutto un significato che unisce la gente anche all'interno della famiglia. Per confezionare un cappello sicuramente ci vogliono diversi giorni. Oltre alla vacca abbiamo anche il toro, si differenzia soprattutto per i colori neri. La popolazione viene affascinata da questi ragazzi e da queste persone. Il significato del carnevale, allora, abbiamo elementi mediterranei. Praticamente noi rappresentiamo una transumanza, un'enorme mandria di vacche che vengono praticamente spostate dalla marina verso la montagna e viceversa. Il giorno iniziale è Sant'Antonio Abate, il 17 gennaio, ogni anno il rituale dei tre giri e poi la parte finale nella domenica ultima prima della Quaresima. Un altro elemento caratteristico di tutta la nostra tradizione è la questua. La questua viene rappresentata dalle vacche e dai tori che si muovono all'interno del centro storico cercando di recuperare quante più cose possibili per poter mangiare. Mangiare insieme, stamattina c'è stata una sfilata, poi le maschere si sono ritrovate tutte insieme per pranzare. È un altro momento di aggregazione importantissimo. Conosciuto unica maschera qui in Lucania, rappresentiamo la Lucania all'estero. Quest'anno nel periodo estivo saremo in Grecia e molto probabilmente ci sposteremo anche nell'area balcanica. Noi lucani, popolo della Basilicata, ci tiene tanto alle tradizioni. Il nostro carnevale è un carnevale che viene sicuramente viene fatto qui a Tricarico, ma racchiude anche tante altre popolazioni. Cioè, i paesi limitrofi comunque si riversano qui. Altri carnevali come Montescaglioso, Satriano, comunque vengono, hanno lo stesso senso nostro, cioè un momento di aggregazione dei paesi. Abbiamo il periodo che segue il carnevale, la Quaresima. Torino ha sempre rappresentato la parte finale del carnevale e l'inizio della Quaresima.
Maria è viva. Ma da che sigla laterale diciamo al centro di ciò? Ma io non lo guardo, E questa sera festeggiamo il falò di San Giuseppe, che è una tradizione popolare di Montescaglioso che si perde nel tempo degli anni, e noi continuiamo a farlo, che siamo un'associazione nominata Civiltà Contadina, che è nata nel 2000 e cominciata nel 1995. E fino adesso tiriamo e andiamo sempre migliorando le feste e facciamo parecchie tradizioni montese. E me lo ricordo molto bene, che tutti i Giuseppi, tutti si davano da fare per questo fuoco. E poi alla fine di questo fuoco ognuno si portava a casa un braciere di fuoco benedetto, perché il fuoco di San Giuseppe è benedetto. E allora il falò di San Giuseppe è che il bambino aveva freddo, San Giuseppe non poteva fare il fuoco dentro casa, ha fatto il fuoco fuori e portava nel cappotto, senza che si bruciava il cappotto, lo portava in casa per riscaldare il bambino. La tradizione vuole così, che poi non sappiamo la verità. E i fuochi di San Giuseppe sono così perché è la rinascita della primavera, cioè il passaggio dall'inverno alla primavera. Viva Maria, Maria, evviva Maria, e chi la creò? Sarebbero che i contadini di prima pensavano già quando arrivava la settimana di San Giuseppe, si preparavano per partare le frasche che sprovavano larve e via discorrendo per il Santo Giuseppe, che è il padre di tutti. Questo è il motivo di queste frasche sugli asini. Grazie che ci avete ascoltato. Abbiamo rinnovato il trasporto della legna che si portava qualche 50 anni fa, pure 60, con gli asinelli per la tradizione per fare il falò di San Giuseppe questa sera, il 19 di marzo. Il Montescaglioso San Giuseppe è molto venerato per questo fuoco benedetto, questa tradizione antica. Questa qui è proprio per rimarcare le origini contadine, questa, che poi si facevano pure le feste con gli animali, perché il paese 50 anni fa era tutto contadino, c'era qualche sarto e qualche calzolaio, basta, il resto era tutto contadino. Dopo consumato il fuoco la cenere bruciava fino alla mattina, dopo la mattina la cenere prendevano e mettevano nei terreni, sotto nei piante degli ulivi, oppure coltivavano il pomodoro, oppure per combattere la perenosfera alle vigne. Perché l'oivio, anche l'oivio, la cenere, io mi ricordo molto bene da bambino che mio padre, per fare sta poltiglia, che oggi lo chiamano la poltiglia bordolese, per combattere l'oivio si metteva la cenere, calce e zolfo. Ma la cenere era importante per non dare troppo zolfo, che lo zolfo poi brucia, la cenere spezzava sta fortezza dello zolfo. Che poi lo zolfo costava e la cenere non costava niente. Evviva Maria, e chi la creò? A Dio noi preghiamo, che grazia ci farà. Sarebbe il regista Pago fino agli anni 40. Guarda cosa faceva, scattava. Cantano i sassi insieme alla mia zappa. Il chiappo che facevano i nostri cowboy. Comincia la danza nelle mie braccia.
sono l'occupazione dei terreni degli anni 50. Uccelli che cantano insieme al mio concerto. Guardate come stavano combinati quei poveretti che dormivo qua dentro. Mentre il mio corpo si bagna di rugiada, una nuvola porta la pioggia per la vita che verrà. Tutto qua. In dialetto è a cupa cupa, poi non so in italiano che nome ci avrà. Suonano per allegria che non devono ammassare Gesù, no? Quelli che l'hanno chiappato, i giudei. E la Madonna va in cerca del figlio, di vedere Gesù dov'è. Il figlio l'hanno preso i giudei, l'hanno legato e mo lo devono condannare. E lo massa che faccio li chiuvo. E li tre chiuvi del tuo figlio, falli fa curte, sutil, che hanno tre... Che bello, com'è? Com'è? Adesso è venuta presto. C'è venuta presto. Catremoglio. Barile, come si sa, è un paese di origine albanese, quindi di origine arbresci, infatti noi parliamo ancora la lingua albanese e siamo radicati ancora alle nostre tradizioni. Questa processione è molto antica, risale a 400 anni fa. È solo figurativa, non si recita. Non è una rappresentazione teatrale, ripeto, è soltanto una rappresentazione sacra di quello che il Signore ha subito e ci sono soltanto simboli. Che, come ho detto prima, proviene dalle nostre radici al Brescia. Rappresenta la lussuria, rappresenta il peccato, cioè lei è felice che Gesù Cristo sia stato condannato a morte. La zingara invece rappresenta colei che fornì i chiodi per la croce. Che quando si è condannato Gesù a morte, lei ha gioito e ha fornito addirittura i chiodi per poterlo inchiodare in croce. Questa è la tradizione, la credenza popolare. Yeah.
più grande è Maria, dillo tu. Il lavoro più importante, diciamo, del costume e più impegnativo è questo pezzo qua. Noi lo chiamiamo il pettino, diciamo, o il corpetto, come si vuole chiamare. E adesso stanno imparando perché qua diventiamo pure anziani. La signora l'ha fatto, è da più di 30 anni che lo fa lei. Prima ce n'era un'altra più anziana che l'ha tramandato a lei. Cioè si tramanda di persona in persona. In realtà mi piacerebbe, anche perché Maria è bravissima e quindi imparare da lei per me è una grande soddisfazione. E questo oro è tutto oro di barile che i cittadini offrono proprio per questa occasione. Però lei è una ragazza cristiana, non è che... Tu capisci l'albanese? Capisci l'albanese? No, no. Io no. Allora, guarda, e sorridi sempre. Non certo. Mollare, capito? Sennò abbiamo finito tutto. Ma questo è il mio, capito? Sì, non sì, dire, questo, sì. Io ti guardo, la testa. Va bene. Alzi la testa e sorridendo. Non abbassare gli occhi a te. Togliati sopra. La crocifissione non c'è perché la nostra processione era stata più o meno quella che era tantissimi anni fa. E li tre chiuvi del tuo figlio falli fa curte sutil che anna trapassa carna gentil. E li tre chiuvi del mio figlio falli fa curte sutil che anna trapassa carna gentil. E mo rispon la zengra maldetta, facit lingua dre squadr, che anna trapassa carna di ladre. E mo rispon la zengra maldetta, facit lingua dre squadr, che anna trapassa carna di ladre. Singra maldetta, taverna per taverna poi camminare. Questa domenica che noi dedichiamo alla Pentecoste, ricordiamo che in 4 giorni sono là. La festa consiste in questi tre giorni, praticamente c'è il trasporto di questi alberi che viene fatto sempre la domenica di Pentecoste. Sia il maggio che viene trasportato dal bosco di Montepiano, sia la cima che viene trasportato dalla foresta di Callipoli Cognato, si arriva in paese e praticamente il senso è che c'è questo matrimonio di questi due alberi. E questo per una ragione ben precisa, perché si evita l'incesto, perché questo rito appunto simbolicamente rappresenta un matrimonio tra i due alberi, che è un rito propiziatorio fatto in primavera per auspicare un buon raccolto. La cima è un agrifoglio bello, il più bello lo scegliamo, il più bello, il più dritto lo scegliamo, è un agrifoglio. Invece poi il maggio è una quercia, lo stesso lungo, il più bello insomma, il più bello, il più dritto, il più alto, si sceglie quel che viene scelto insomma. Ed è anche scelto in funzione del maggio, perché dipende anche dal maggio, dalla sua grossezza eccetera, quindi inadeguato diciamo allo sposo anche la sposa.
siamo noi giovani che lo trasportiamo, naturalmente lo trasportiamo a spalla, quindi potete immaginare il lavoro pesante che c'è. Si fanno più o meno, grosso modo, si fanno quei 13-14 km a piedi, quindi... Praticamente il maggio, che è il tronco quello più lungo, che è di circa 25-26 metri, più c'è la cima, che è un agrifoglio, molto più piccolo, però pesante, anche perché si trasporta a spalla, quindi invece il maggio viene trasportato con i buoi. L'usanza era che il maggio lo trasportavano chi stava in campagna, tipo i massai che avevano degli animali, praticamente come si trasporta con i buoi, con i maschi, diciamo. Invece poi la cima lo portarono i contadini. Quindi anche, diciamo, poi l'unione, l'incontro in paese, era anche un momento in cui si sanciva una pace sociale tra categorie sociali diverse, i bracciali, i contadini e i massai. Che mettono insieme sia la cima che il maggio, e poi c'è l'innalzamento del maggio. Oh, 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 aggiornati! Il significato dell'innesto è il matrimonio di questi due alberi, che poi è connesso comunque al santo patrono di Acettur, che è il San Giuliano, che è il simbolo, il nostro protettore di Acettur. Parliamo di circa 30-35 metri di altezza, quindi a mano liberi, così non è una cosa impensabile. Naturalmente tutte queste cose che vedete alle mie spalle sono tutte cose che aiutano a far alzare il maggio. Non si mette dritto, si lascia un po' in pendenza, perché c'è l'usanza di Acettura che tutti i maggiaioli che lavoriamo vicino al maggio andiamo a prendere la statua di San Giuliano alla piazzetta sopra.
E una volta arrivato sulla, in piazza qua, la San Giuliano, si finisce di alzare. Lo facciamo solo per San Giuliano. Oh, San Giuliano! Thank you.
Buonasera. Che si è fatta ora qui quando è Cristiana Parsa, no? Facete le foto? Sì. Opera d'arte ed è, io lo paragono un po' all'esempio di una mamma che porta in grembo un figlio, la gioia di vedere crescere questo figlio e poi ovviamente c'è anche la, ci può anche essere la tristezza di vederselo strappare questo figlio. Per i materani il carro è proprio il cuore della città, della festa. Questo è un condensato di devozione, poi c'è un elemento pagano all'interno di questa festa e poi c'è l'aspetto folcloristico. Per il materano questa festa è importantissima. È una bella soddisfazione per diciamo, un materano fare... costruire il carro della Bruna. Il carro in cartapesta, la tradizione è che ai tempi antichi si usava che la Madonna veniva presa da sopra un carro con tutti i nastrini, i fiori fatti in carta, le rose e poi il governatore che all'epoca governava Matera diceva che quando arriva a Santa Lucia, la chiesa di Santa Lucia, fate un pezzo per ciascuno. E così una volta che la Madonna era scesa da questo carro, la Vergine Maria, questo carro, questi addobbi così, si faceva un pezzo per ciascuno. È benedetto e quindi ogni cimelio ha un valore senz'altro artistico, ma ha anche un valore benedetto perché ogni cimelio, anche il più singolo pezzo di carta colorato, ha un valore benedetto appunto. Nella tradizione è proprio questo, cioè il messaggio è questo, è prendere un pezzo di questo carro che è benedetto dalla presenza della Sacra Immagine della Vergine Maria e che porta nell'ambito del lavoro, in casa, diventa una reliquia. Un cimelio per alcuni è anche un motivo di onore per altri, per dire io sono stato capace di strappare un pezzo del carro in mezzo alla folla. L'anno scorso ho strappato il carro. Ho preso un pezzettino pure, però è fatico, è dura strappare il carro. Beh, l'adrenalina stava, però io personalmente non sono mai partito. C'era quella, però sai, è un po' rischioso, parecchi ragazzi ogni anno si sono feriti, perché è così. E per un pezzo ci sono 4-5 persone che vogliono lo stesso pezzo e alla fine la spunta chi è più forte, dunque si usa anche la violenza per poter ottenere il risultato finale. Chi governava all'epoca la città aveva questi cavalieri e per proteggere la Madonna, questo carro che loro uscivano la Madonna, andavano questi cavalieri, diciamo del governatore,
intorno. Si deve spiegare attraverso la leggenda, attraverso la storia diventa molto più complicato. La tradizione vuole che il carro, fin quando non scende la Madonna da sopra al carro, non si tocca. Sappiamo che il destino del carro della Bruna del 2 luglio a Matera è quello che poi, dopo aver tolto la Madonna, viene distrutto. E quindi per un maestro, per un artista, se lo vede strappare sotto gli occhi e quindi fa male questa cosa. Allora diceva, beh, allora lo distruggiamo così ne facciamo un altro più bello. Tant'è vero che c'è il detto dialettale, dice a moglie ogni anno sempre di più, significa a moglie, significa sempre meglio. Per cui ci sono tantissime, leggende anche, perché molte volte si va nella leggenda più che nella storia. Uno già pensa a creare e a far meglio, come si dice a Matera, di meglio in meglio al prossimo anno. Insomma. In nessun'altra parte del mondo c'è un carro che serve per trasportare l'effigie della Madonna che subito dopo viene distrutto. È unica al mondo, ecco perché è famosa. Era talmente lui, si hanno messi i chiodi da dietro. Sì, la chiodi da dietro. Quello che sta dietro al muro. E perché lo fa via. Thank you.
questa festa è la Madonna del Carmine. Allora, questa è una tradizione parecchi anni e anni. Allora, la Madonna del Carmine la stiamo festeggiando sempre con questa tradizione, i ciri e cose. In dialetto lo chiamiamo un cirio, questa metà, diciamo a metà di grano. Allora è nato da tanti anni fa, 60, 70, pure 100 anni, questo non lo ricordiamo noi. Un mese fa abbiamo avuto a metri con la falce. Poi tre o quattro domeniche hanno fatto i mazzetti. Questi mazzetti qua, i donne, 10, 11 donne al giorno. Insomma, e costa tanto lavoro questo qua, però è una tradizione per noi, che usiamo. E che noi teniamo questa tradizione qua e dove facciamo, però viene aperto sulla frazione nostra Pezzola Corte. Frazione Pezzola Corte. Frazione Pezzola Corte. Grazie signora! Insomma, cosa da falcetta, no? Oh, è una cosa che si fa, come ti voglio spiegare, forse noi che abbiamo avuto questa tradizione, che prima hanno fatto, ma abbiamo visto, hanno fatto, ma non, i genitori nostri, i nonni nostri, tutti qua, e ora facciamo pure noi, è una tradizione, come tu posso spiegare? Festeggiamo questa cosa con santo, come per esempio che ci sono altre feste, la festa la domenica c'è il Vigenello, c'è la festa di San Francesco, loro si vanno a pigliare sul popolino, vanno sul popolino, sai quanto lavoro fanno? Perché? Vanno a tirare un tronco così per festeggiare a San Francesco. L'animale, siamo andati in cerca dell'animale, grano, tutti, abbiamo fatto tutti i giro ieri, no? Tutti i frazioni, che ha messo i soldi, che ha messo la gallina, che ha messo con i piccolini, che ha messo con i grandi, che ha messo i tacchini. E allora sono venuto all'estero qua per fare la festa, perché stasera ci sono i cantanti che vengono a cantare, c'è un gruppo quello che c'è, sono già sui soldi, che noi portiamo i soldi qua, prego, torna per fare. Tutto parlo noi, siamo a 60 euro qua davanti, 64, 65, 70, 90, 95, 101, 102, 106, 106, 110, 110 e 3, aggiudicato. È un maschietto e una femminuccia. Siamo a 50 euro. Due che quando guadagniamo un euro romano rosato.
Maria la funestra, tutti gli angeli fanno il fè, fanno il fè, se manda Maria.
del monte di Vigiano, Maria è sempre viva e chi la creò, Maria è sempre viva e chi la creò. Con l'abolizione del feudalesimo da parte di Giuseppe Bonaparte nel 1806, finalmente i contadini hanno la possibilità di poter coltivare il proprio pezzetto di terra e quindi avviare la propria produzione di vino per non essere più al servizio dei signori. Nasce quindi l'esigenza di avere un manufatto che potesse essere utilizzato per la fermentazione dell'uva. La produzione di vino era importante per questo paese perché determinava tutta l'economia, poiché il vino veniva venduto anche fuori Pietragallo. Troviamo palmenti anche a Tolve, a Barile, a Sant'Angelo le Fratte, a Terranova del Pollino, a Genzano, ad Atella. La Basilicata è ricca di questi manufatti. Li troviamo anche fuori regione, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, nell'isola d'Elba, addirittura anche all'estero, in Ungheria, in Spagna.
i nostri palmenti sono i più articolati perché hanno un sistema di tre vasche, pigiatura, fermentazione e spillatura, sistemate a quote diverse. Questo sito ricco di tufo rappresentava il luogo ideale dove poter costruire queste vasche di fermentazione. Il masso arenario esistente in quest'area faceva sì che non c'era contaminazione a livello organolettico. La macchia è la bella, la veste è la bella. Ottobre era il culmine del lavoro di tutto un anno e quindi i palmenti pullulavano di gente. I bambini uscivano da scuola e andavano ai palmenti. I genitori lavoravano ai palmenti. Era un via vai continuo e c'era una collaborazione, una solidarietà determinata proprio dall'esiguità dei mezzi e dalle poche risorse dell'epoca. Questo stile di vita faceva sì che ci fosse una fratellanza, una comunanza e anche quando non c'erano rapporti di sangue, rapporti di parentela, si suggellavano questi rapporti umani con l'usan juan, che era una sorta di cumbarizia che veniva fatta tra i vicini di terra, i confinanti. Questa solidarietà, questa collaborazione continua era determinata dal fatto che non tutti avevano tutto. E quindi ognuno metteva a disposizione quel poco che aveva. Mangia la Mari, e che fa? Ui, camo a tizzo lo fuoc. Io non mi metto lo cuore d'arma. Mamma. Che sta ci facendo un poco di mamma, che la già me ne andò al palamento. Oi mamma, sarà amico, mamma so stanca. Ah, cascia è la vennina. Ma questa mattina mi non vieto con il panettale di mia suocera. Ci so i suoi. C'era allegria, c'era gioia, si collaborava, si stava tutti insieme, si dava tanto tanto valore al rapporto umano. Mamma ne va, ci state buono. State buona a bo. Recuperare questo sito significa recuperare i nostri valori, la nostra tradizione e la nostra memoria. Queste pietre rappresentano quella che è stata la nostra storia. Stamattina
ripartiamo per la nostra meta invernale, per poi ritornare d'estate se Dio ci accompagna. Abbiamo goduto di questi magnifici pascoli in questa bella montagna, che è una montagna turistica che offre dei pascoli verdi, una temperatura giusta per le bestie, per il benessere degli animali. E quindi noi abbiamo i nostri pascoli a Ferrandina, i nostri pascoli caldi che fino all'inizio di giugno ci danno il massimo della soddisfazione, per poi ritornare di nuovo in montagna. Partiamo da Castel Saraceno per San Chirico Raparo, un bellissimo paese che si affaccia nella vallata. Poi attraversiamo Sant'Arcangelo e proseguiamo per Crago e quindi a Ferrandina al quinto giorno dovremo stare a casa. Con un pizzico di sacrificio e di buona volontà noi supereremo tutti gli ostacoli che ci offre il percorso. Ma che ti voglio dire ancora, una coglia, una fa, ma se ci manca qualcuno, ancora non penso che verso le 9 le 10. Sì, ma queste palizze ne avevamo tutte la sedia, ne avevamo, ne sono rotte. Che il filo bisogna raccogliere, hai capito? Fino a che poi le riuniscono tutto, devono vedere chi c'è, chi non c'è, e vogliono essere controllate, capito? Ci costruisce un filo elettrico che ci trasmette la corrente a bassa tensione. Queste vacche con dei palettini in ferro o in legno li circoscriviamo in determinate zone e quindi diciamo la custodia viene un po' agevolata da questo fatto. Stamattina prima di partire abbiamo raccolto tutto quanto il dovuto, i paletti e il filo elettrico, e quindi siamo in attesa di partenza dopo aver fatto questa operazione. A dove ero? Con un filo di travis, il sale del palito, va da cacca, campagnolo e mitchiglia. Sono coglioni. No, io li costi che non piacciono. Noi mo pigliamo da casetta, arriviamo fino alla fronte a bacio. A fino a cangino. E poi la vacca se ne ferma da cotticciotto da. La fa mangiare perché la vacca. Che non andiamo se che si squagliate, andiamo fino a che chiudiamo le palette e cose. Non lo so che le mangiate, Andrea. Da tempo che chiudiamo le fuori e le si accoglie e se ne vanno a bacio. Ehi, se no non pare per sogno ti accoglie, che franco non l'armiamo, la vacca la mamma la linestra a bacio, la facciamo mangiare. Quando lo matrescava? Non potevo dirci, è facile da bacio. Vieni in aiuto acqua! I miei collaboratori stanno catturando una mucca che è il capo branco che sta facendo l'operazione per mettere il campanaccio della transumanza. Non è facile perché non abbiamo un recinto predisposto e quindi le attrezzature adatte, però ciò si fa perché loro sentono questo dovere e quindi lo devono fare. Io tengo impegnata la mia famiglia e la famiglia di mio fratello con i rispettivi figli, di cui uno ha laureato in benessere in produzione animale, l'altro geometra, però si dedica all'agricoltura. Né gli dico di scappare, né gli dico di restare. C'è una storia e quindi la rispettiamo. E continuo questa storia per delle generazioni, anche se si modifica un pochino la storia perché si è passato troppo all'industria abbandonando l'agricoltura. Ma la vera industria è la nostra agricoltura con la zootecnia che accompagna tutto e tutti. A pasturpa! Chi è sto porcone? Dove vuoi comprare il pasturpa? Non è così. Che fai, corno? Non scherzando, stare a vacanza. Apri l'uccia. In Basilicata si è fatto e si farà. Se si dà un po' di incoraggiamento ai giovani e a chi ci sta attorno a queste bestie che effettivamente non vogliono essere amate. Se non si amano vuol dire che bisogna stare lontano, non ci si può fare, non si può accettare il sacrificio.
ci ha intralciato un pochino il passo, purtroppo sono le sorprese dell'allevamento, abbiamo trovato un vitellino nato e quindi dobbiamo ritardare un pochino in attesa che ci arriva il camion per caricarlo e quindi trasportarlo a valle. Emozionante la cosa, perché la transumanza è qualcosa di antico che non viene mai scavalcata e io spero che i figli, i nipoti, le genti si dedichino a questa cosa perché è una cosa intramontabile. Manifestazione ha avuto e ha un crescente di partecipazione. Ci sono oltre una ottantina di figurantes che vi partecipano e rappresentano praticamente gli antichi mestieri, antichi modi di vivere e soprattutto è una rievocazione storica della vita contadina delle nostre zone, della nostra area, del Melantro. Costumi, ricette di antiche tradizioni culinarie, mestieri, insomma un insieme che mette in evidenza come i nostri nonni vivessero il Natale,
fatto ovviamente di cose semplici, ma sapevano intorno alle cose semplici ritrovare se stessi e ritrovarsi come comunità. E questa è la cosa interessante ed è questa la cosa che noi con questa manifestazione del Presepe Vivente vogliamo riprodurre. Senza presunzione, io credo che ciò che rappresentiamo si verifichi, si sia verificato un po' in tutta la regione, perché poi dopo tutto i paesi avranno accenti diversi, linguaggi diversi, forme di vivere in realtà diverse, ma nella sostanza i contadini di una volta facevano più o meno le stesse cose. La memoria storica è importante e noi con questa manifestazione vogliamo alimentarla, perché quella comunità che perde le radici con la memoria storica ha poco futuro. È bene allora alimentarla. Certo, bisogna guardare al futuro, questo è ovvio, è naturale, ma non bisogna perdere assolutamente mai il rapporto con le radici. Le nostre radici sono la vita contadina, le nostre radici sono di natura agropastorale. In Andia non tutta terra, curi a posto come uno viene, quelli volo non c'è la storia, è la peggio della buoria, quelli volo non c'è la storia, è la peggio della buoria. Frugai e pure, a ricavata, alla chianata, e alla costa va. Voglio lo suo condendo per ricevere lo sacramento, voglio amare ben servire, che bello figliolo Catena Maria. Voglio lo suo contento per ricevere lo sacramento, voglio amare ben servire, che bello figliolo Catena Maria. Ci ha lodato Gesù Cristo e la sua santa passione, Maria lo partorivo nella notte di Natale. Ci ha lodato Gesù Cristo e la sua santa passione, Maria lo partorivo nella notte di Natale. Io rappresento Gaspare in questo presepe e secondo me questa manifestazione rappresenta appieno la Basilicata, perché è una regione di antiche tradizioni e quindi è un modo per ricordarli. Il presepe sì, rappresenta ancora la Basilicata, soprattutto per la realtà contadina. Se pensiamo a quanto dura era la vita fino a due generazioni fa. Io sono Marchio. Diciamo che le nostre tradizioni, bene o male, sono queste, le tradizioni contadine, i vari mestieri, quindi la Basilicata bene o meno si basa su questo. Io sono Marchio. La Natività ci ricorda questo, ci ricorda anche che tutti noi abbiamo bisogno di un po' di affetto, un po' di amore per poter andare avanti anche in questa realtà odierna, che molto spesso è dura. Io sono Gaspare e penso che il presepe... Chi è Gaspare? Ah, tu sei Gaspare! Il presepe è qua, è a Sant'Angelo, non l'ho fatto, siamo vedendo che è una cosa ben riuscita. Io sono Melchior. Te la detto avanti. Allora, quindi tu sei Gaspare? Mi sono Baldassare. È bella! O cuore amabilissimo del caro buon Gesù, il vostro amor dolcissimo i voglio niente più. O cuore amabilissimo del caro buon Gesù, il vostro amor dolcissimo i voglio niente più. Dallo seno di Maria c'è nato un bel bambino, che bel bambino è nato, dallo seno si è incarnato. Dallo seno di Maria c'è nato un bel bambino, che bel bambino è nato, dallo seno si è incarnato. Dio, vero uomo, vero figlio di
Maria, quale sempre mi sarà di la santa eternità. Vero Dio, vero uomo, vero figlio di Maria, quale sempre mi sarà di la santa eternità. Vero Dio, vero uomo, vero figlio di Maria, quale sempre mi sarà di la santa eternità. Vero Dio, vero uomo, vero figlio di Maria, quale sempre mi sarà di la santa eternità.